Ciao amici di Every Eye, come potete vedere il nostro tour presso lo stand Nintendo prosegue. Siamo qui ora alla postazione di gioco dedicata a Bayonetta 2, l'attesissimo beat'em up Platinum Games destinato solamente a Wii U. La prima notizia bomba che ci teniamo a darvi è quella che qualunque acquirente di Bayonetta 2 riceverà il primo Bayonetta in omaggio. Abbiamo potuto provare questa nuova demo più avanzata rispetto a quella presentata alle 3 dell'anno scorso. Il sistema di combattimento è ormai un marchio di fabbrica del gioco e prevede un sistema di combo dinamico e molto ricco. I combattimenti risultano molto spettacolari, soprattutto nelle loro coreografie. Abbiamo potuto testare ad esempio una boss battle sul cui sfondo due enormi creature evocate da Bayonetta e dal suo nemico si sfidavano senza esclusione di colpi. Verso la fine della boss battle abbiamo potuto anche impersonificare uno di questi due giganti evocati da Bayonetta. In questo caso il sistema di combattimento non è brillante come nelle sezioni standard, di combattimento standard. Qui infatti sono pochi i comandi disponibili e il gameplay ne risulta un po' snaturato rispetto a quello tipico della serie. Rispetto alla precedente demo mostrata alle 3 dell'anno scorso, in questa sezione di gioco non abbiamo potuto testare i comandi tramite gamepad, quindi non sappiamo ancora dirvi se rispetto all'ultima demo sono stati migliorati, cosa che comunque ci è parsa abbastanza necessaria per fornire un gameplay a livello di quello su gamepad. Il comparto tecnico di Bayonetta 2 ci è sembrato assolutamente convincente, tra i migliori di quelli disponibili sullo show floor. A livello di design, questo seguito porta la serie di Bayonetta ad un livello ancora maggiore di assurdità e creature mostruose. Sono presenti infatti creature e boss come al solito enormi e dalle fattezze angeliche e demoniache. Tutti gli appassionati del franchise e dei beat'em up in generale, ricordiamo che proprio durante questo E3 è stata annunciata finalmente la data ufficiale di uscita di Bayonetta 2. Il gioco è infatti previsto per questo ottobre ed è stata ufficializzata anche una ricca special edition. Anche se il titolo Platinum Games già in questa fase di sviluppo provvisoria ci sembra avere tutte le carte in regole per riconfermarsi ai livelli del predecessore, non ci resta che attendere quindi questo autunno la versione completa del gioco per potervi proporre una recensione più completa possibile sulle pagine di everyeye.it.